Il trading online, con la sua promessa di guadagni veloci e facili, attrae sempre più persone desiderose di arricchirsi rapidamente. La possibilità di operare comodamente da casa, con pochi click, crea un'aura di accessibilità e semplicità che spesso si rivela ingannevole. Dietro questa apparente facilità, però, si celano rischi concreti da conoscere assolutamente prima di avventurarsi in questo mondo. Siamo bombardati da storie di successo di trader che hanno fatto fortuna grazie al trading online. Queste storie, pur essendo reali, rappresentano solo la punta dell'iceberg. La maggior parte dei trader, soprattutto i neofiti, subisce perdite significative, spesso per la scarsa conoscenza dei meccanismi che regolano i mercati finanziari e dei rischi ad essi connessi. È fondamentale, quindi, adottare un approccio cauto e consapevole, evitando di farsi abbagliare dalla chimera del guadagno facile. Prima di investire anche un solo euro, è essenziale dedicarsi alla formazione, acquisendo le competenze necessarie per comprendere i mercati finanziari e le dinamiche del trading online. Uno dei principali rischi del trading online è la volatilità del mercato. I prezzi degli asset finanziari, come azioni, valute e materie prime, sono soggetti a oscillazioni continue, influenzate da una miriade di fattori economici, politici e sociali. Queste fluttuazioni possono essere improvvise e imprevedibili, generando sia profitti che perdite significative in tempi brevi. La volatilità del mercato è una componente intrinseca del trading online e non può essere eliminata. I trader esperti riescono a gestire la volatilità attraverso strategie di gestione del rischio, ma per i principianti può rappresentare una trappola insidiosa. L'emotività, spesso amplificata dalla velocità delle operazioni online, può portare a decisioni impulsive e sbagliate, con conseguenze negative sul capitale investito. Per mitigare il rischio legato alla volatilità, è fondamentale diversificare il proprio portafoglio di investimenti, evitando di concentrare il capitale su un numero limitato di asset. Inoltre, è importante definire una strategia di trading chiara e seguirla con disciplina, evitando di farsi prendere dal panico o dall'euforia del momento. La leva finanziaria è uno strumento che permette di amplificare i guadagni, ma anche le perdite derivanti dalle operazioni di trading online. In pratica, la leva consente di operare sul mercato con un capitale superiore a quello effettivamente posseduto, moltiplicando così i potenziali profitti. Tuttavia, è fondamentale ricordare che la leva moltiplica anche le perdite, che possono superare il capitale investito. Ad esempio, con una leva 1 a 10, per ogni euro investito, il trader può movimentare 10 euro sul mercato. Ciò significa che un guadagno del 10% si traduce in un profitto del 100%, ma anche una perdita del 10% comporta la perdita dell'intero capitale investito. La leva finanziaria è uno strumento complesso che richiede esperienza e conoscenza approfondita per essere utilizzato in modo consapevole. Per i trader principianti è consigliabile evitare l'utilizzo della leva finanziaria o limitarne l'utilizzo a livelli molto bassi. L'utilizzo sconsiderato della leva è una delle principali cause di perdite significative nel trading online, soprattutto per i trader meno esperti. Le piattaforme di trading online sono lo strumento principale per accedere ai mercati finanziari e operare online. Negli ultimi anni, il numero di piattaforme disponibili è cresciuto esponenzialmente, offrendo ai trader una vasta gamma di servizi e strumenti. Tuttavia, non tutte le piattaforme sono uguali e alcune possono nascondere insidie per i trader meno esperti. Alcune piattaforme, ad esempio, applicano commissioni elevate o nascoste, che possono erodere i profitti dei trader. Altre piattaforme, invece, offrono strumenti di trading complessi e poco trasparenti, che possono indurre i trader a prendere decisioni sbagliate. Infine, alcune piattaforme possono essere gestite da società poco affidabili o addirittura fraudolente, con il rischio di perdere l'intero capitale investito. Prima di scegliere una piattaforma di trading online, è fondamentale informarsi sulla sua reputazione, leggendo recensioni e opinioni di altri trader. È importante, inoltre,
Verificare che la piattaforma sia regolamentata da un'autorità di vigilanza riconosciuta, come la Consob in Italia, a garanzia della sua affidabilità e della sicurezza dei fondi depositati. La psicologia gioca un ruolo fondamentale nel trading online. Le emozioni, come la paura, l'avidità e l'euforia, possono influenzare negativamente le decisioni dei trader, portandoli a commettere errori costosi. La velocità delle operazioni online e la continua esposizione a informazioni e stimoli possono amplificare l'emotività, rendendo difficile prendere decisioni razionali e ponderate. Ad esempio, la paura di perdere denaro può indurre un trader a chiudere prematuramente una posizione in guadagno, limitando i profitti. Al contrario, l'avidità può spingere un trader a mantenere aperta una posizione in perdita, nella speranza di un'inversione di tendenza che potrebbe non verificarsi mai. È fondamentale, quindi, imparare a gestire le proprie emozioni durante le operazioni di trading, evitando di farsi guidare dall'istinto o dall'impulso del momento. Per migliorare la propria disciplina emotiva, è utile definire un piano di trading dettagliato e seguirlo con rigore, evitando di deviare dalla strategia stabilita in preda alle emozioni. Inoltre, può essere utile prendersi delle pause dal trading, soprattutto dopo una serie di perdite, per ritrovare la lucidità necessaria a operare in modo consapevole. Il mondo del trading online, purtroppo, è anche popolato da truffatori che cercano di approfittare dell'inesperienza e della buona fede dei trader principianti. Le truffe possono assumere diverse forme, dai siti web fasulli che promettono guadagni facili alle offerte di segnali di trading miracolosi. I truffatori spesso utilizzano tecniche di persuasione e manipolazione per convincere le vittime a investire denaro in schemi fraudolenti. Un esempio comune di truffa nel trading online è lo schema Ponzi, in cui i primi investitori vengono pagati con i soldi dei nuovi entrati, creando l'illusione di un investimento redditizio. Quando il flusso di nuovi investitori si interrompe, lo schema crolla, causando perdite ingenti a tutti i partecipanti, ad eccezione degli ideatori della truffa. Per evitare di cadere vittima di truffe nel trading online, è fondamentale diffidare di promesse di guadagni facili e veloci, che spesso si rivelano troppo belle per essere vere. È importante, inoltre, verificare attentamente l'identità e la reputazione delle società o degli individui che offrono servizi di trading, consultando siti web specializzati come quello della Consob e forum di discussione. Nonostante i rischi, il trading online può rappresentare un'opportunità interessante per chi desidera investire sui mercati finanziari. Tuttavia, è fondamentale adottare un approccio consapevole e responsabile, evitando di improvvisarsi trader dall'oggi al domani. Ecco alcuni consigli per avvicinarsi al trading online in modo sicuro. Primo, informarsi e formarsi. Prima di iniziare a fare trading online, è essenziale dedicare tempo alla formazione, acquisendo le conoscenze di base sui mercati finanziari, gli strumenti di trading e le strategie di gestione del rischio. Esistono numerose risorse online e offline, come corsi, libri e webinar, che possono fornire una solida base di partenza. Secondo, iniziare con un conto demo. La maggior parte delle piattaforme di trading online offre la possibilità di aprire un conto demo gratuito, che permette di simulare le operazioni di trading con denaro virtuale. Il conto demo è uno strumento prezioso per fare pratica, testare diverse strategie e acquisire familiarità con la piattaforma di trading, senza rischiare denaro reale. Terzo, investire solo capitale che si è disposti a perdere. Il trading online comporta un elevato livello di rischio e non ci sono garanzie di profitto. È fondamentale, quindi, investire solo denaro che si è disposti a perdere, evitando di utilizzare fondi destinati a spese essenziali o al risparmio a lungo termine. Quarto, definire una strategia di trading e seguirla con disciplina. Prima di iniziare a fare trading online, è importante definire una strategia di trading chiara e dettagliata, che tenga conto del proprio profilo di rischio, degli obiettivi di investimento e dell'orizzonte temporale. Una volta definita la strategia, è fondamentale seguirla con disciplina, evitando di farsi prendere dall'emotività o da decisioni impulsive.
Quinto, gestire il rischio in modo efficace. La gestione del rischio è un aspetto cruciale del trading online. È importante utilizzare strumenti di gestione del rischio, come lo stop loss e il take profit, per limitare le potenziali perdite e proteggere il capitale investito. In conclusione, il trading online può rappresentare un'opportunità di investimento interessante, ma è fondamentale essere consapevoli dei rischi a esso connessi. La volatilità del mercato, la leva finanziaria, le insidie delle piattaforme di trading online e la psicologia del trader sono solo alcuni dei fattori che possono influenzare negativamente i risultati del trading. Prima di iniziare a fare trading online, è essenziale dedicare tempo alla formazione, acquisendo le conoscenze necessarie per operare in modo consapevole e responsabile. Informarsi, formarsi e adottare un approccio cauto e prudente sono le chiavi per ridurre i rischi e aumentare le probabilità di successo nel trading online.